Ragazzi, sono le 4:27. Stiamo partendo per la Scozia. And guide you to the nearest exit in an emergency. You are very welcome in Scotland. E piove. Però siamo arrivati, tutto ok. Non fa freddo. No. Decisamente no. Adesso andiamo a vedere se troviamo la macchina a noleggio. E poi inizia il nostro tour. Ok, siamo a vedete questa qua? Si chiama Falkirk. Wheel, ruota, che è questo affare qua, vedi? Cioè questa qua, praticamente c'è una barca qui in basso, sale dentro la chiusa gira e la porta su. Una figata. Ci piacerebbe vederlo, adesso siamo qua da un quarto d'ora, abbiamo perso il momento, speriamo che lo rifacciano veloce. Ce l'abbiamo fatta! Allora, dall'aeroporto siamo andati a prendere la macchina, abbiamo preso la macchina, siamo andati alla diga. Dalla diga siamo arrivati a Ballock. Non è che nel frattempo non abbiamo fatto niente, è che ancora devo prendere un po' la mano con la guida a destra, quindi devo stare concentrato, ok? Siamo stati nei boschi a vedere il fiume rosso. E guardate un po' qua alle mie spalle, Siamo su Loch Lomond, bellissimo, molto bello, atmosfera tipicamente scozzese, nuvoloso, schizzettino ma non troppo, però tanti colori, tanto verde, bello. Adesso se l'acidità di stomaco passa, tra un po' prendiamo magari un caffè, qualcosa, relax, ci ripigliamo, perché da stamattina alle 4 che siamo in giro. Buongiorno. Giorno 2, oggi è mercoledì, siamo a Oban, molto carina. Ieri sera ero morto. Siamo andati a mangiare un fish and chips buonissimo, mai mangiato un fish and chips così buono in tutta la mia vita. E poi siamo andati a letto perché eravamo distrutti. Però finalmente abbiamo trovato il nostro Airbnb. Questa è la lounge, la sala comune diciamo. Abbiamo una piccola stanza, piccolina ma carina, bagno in camera. E adesso andiamo un po' a fare un giro per Oban, vediamo cosa ci riserva. Per quello che abbiamo potuto vedere è davvero molto bella. Piccola città sul mare, un sacco di barche, c'è la marea, pescatori, case vittoriane, molto molto bella. Infatti stamattina abbiamo deciso di fare un giro in città e poi oggi pomeriggio andremo a fare un giro nei dintorni, non so se prenderemo un traghetto o forse una sorpresa per voi. E niente, buona giornata. Tanto per cambiare, guardate fuori, non so se riuscite a vedere, ma è nuvoloso, molto nuvoloso. Siamo su sightseeing bus,
Siamo nell'autobus della gioventù, guardate qua. Diciamo che la media è altina, noi siamo un po' fuori target, però così ci sentiamo come loro, ecco. E allora abbiamo deciso, ma perché no, facciamoci questo giro, il nostro amico che ci racconta le cose. Ok, siamo appena tornati dal giro in barca. Una figata pazzesca, abbiamo visto le foche. Oggi fa caldo, giornate rare mi sa, così Ovan. Però questo posto è davvero, davvero molto bello. Sì, sì. Ci potremmo vivere, cioè, se non fosse per la possibile molta parecchia, tanta pioggia. È davvero un bel posto anche per vivere, bella qualità di vita. Sì, decisamente. Adesso andiamo a ubriacarci, no scherzo, andiamo a vedere dove fanno il mio whisky preferito in assoluto, l'Oban, visto che siamo a Oban e visto che davanti a noi praticamente c'è la ciminiera della distilleria. Quella laggiù. Ok, praticamente adesso andiamo a prendere un caffè, siamo sull'isola di... cioè stiamo andando a verso Seal. Ah, qua c'è il ponte, qua alle mie spalle, che porta sull'isola. E questo qua, che vedete alle mie spalle, questo inn qui, sì, è praticamente un po' di storia della Scozia appena scoperta. Praticamente i Giacobiti, quando arrivavano qua, potevano rimettersi il kilt. Dall'altro lato del ponte invece no, quindi a questo pub arrivavano e si cambiavano e si rimettevano il kilt. Probabilmente anche si ubriacavano, noi invece oggi prendiamo solo caffè e non ci abbiamo neanche il kilt da rimetterci. Te c'hai il kilt? Ah, salute, eh? Siamo in un posto fantastico, ragazzi. Surreale. Alla fine del mondo. Nel vero senso della parola, nel senso che dopo qui non c'è altro. Praticamente nell'isola che è davanti a noi in questo momento, tra parentesi, siamo a cena al ristorante. Volete vedere il panorama? Sto parlando di questo. Là davanti c'è un'isola vicinissima alla terraferma, che è qui dove siamo noi, dove estraggono questa pietra nera qua, con le quali si fanno, ecco qua, con le quali si fanno i tetti. In tedesco si chiama Schifa. Schifa. Oh. Le lavagne. Le lavagne, bravo, la lavagna. Ma si chiama così? Sì, in italiano, lavagna. Là la estraevano, o la estraggono ancora, non lo so. E qui c'era il mare. E poi piano piano con gli scarti di lavorazione si è creata questa punta. E noi ne stiamo approfittando. Bene ragazzi, noi finiamo di cenare, eh? Intanto godetevi questo fantastico video col drone.
ragazzi, giorno 3, cioè terzo giorno. Siamo partiti da Oban, stiamo andando verso l'isola di Skye. Adesso siamo più o meno a un terzo della strada, ci vorranno circa 3 ore, 3 ore e mezzo. Ci fermiamo però al castello di, come si chiama? Alien Donan. Alien Donan, quello famoso dove hanno fatto, dove hanno girato il film The Islanders. Bene, e il sole ci accompagna più o meno, c'è un po' di nuvolo, però ancora una discreta giornata. Proseguiamo verso la meta, verso nuove frontiere. Ciao ciao! Ecco qua, stanno rifacendo la striscia bianca a sinistra. Stiamo andando a 11 km orari. Il navigatore dice che arriviamo alle 1:26 nel posto dove dobbiamo arrivare. Siamo a Alien Donan. Guardate qua. Stop and go. Benvenuti nell'isola delle nuvole.